Ciao a tutti, io sono Ianni e bentrovati in questo nuovissimo video alle reaction della 6x10 di Younger, che inizia con alcuni momenti di ship tra Zayn e Kelsey e Charles e Lysa, ma tra la conversazione di questi due ovviamente esce il discorso di Quinn, della stronzetta di turno. E perché ovviamente lei non ha più finanziato la Millennial, come abbiamo già detto nella puntata precedente, quindi adesso la Millennial non sa come fare, è al verde e dovrà trovare qualcun altro che finanzierà la casa editrice. Ovviamente questo sarà l'argomento del principale della puntata, uno dei due in realtà, perché l'altro è la pubblicità, la famosa pubblicità della Millennial in cui vengono raffigurati Josh e Lysa insieme, ovviamente a loro insaputa, perché Josh non sapeva di essere proprio fotografato, mentre Lysa era convinta che per quella pubblicità fosse stata usata una sua fotografia da sola. Però entrambi in questa puntata vedono questa pubblicità e rimangono un po' scandalizzati. Infatti Lysa è preoccupata più che altro per Charles, se viene a scoprirlo Charles, se Charles guarderà questa pubblicità potrebbe arrabbiarsi, mentre Josh in realtà è già preoccupato per un'altra cosa, perché sta parlando con Claire mentre sono a passeggio con Gemma. E lei gli dice che vorrebbe andare a Los Angeles perché le hanno proposto un lavoro a Los Angeles. E lui ovviamente è già preoccupato per questo, perché la bambina non si sa con chi dovrà andare, cioè più probabile che andrà con Claire a Los Angeles, ma lui come farà? Non si sa, lui è disperato, è già disperato per questa cosa. Inoltre vede la pubblicità e tipo si preoccupa molto, c'è cioè, tipo what the fuck, cioè cazzo, non sapevo neanche di essere fotografato, mi ritrovo su tutta l'America tra un po', perché effettivamente poi questa pubblicità diventerà nazionale. Ma ovviamente Kelsey e Lysa dovranno trovare una soluzione per questa pubblicità, cioè che cazzo dobbiamo fare questa pubblicità, ma purtroppo non c'è una soluzione, perché ormai è già spopolata questa foto, questa pubblicità, e quindi diventerà appunto nazionale, diventerà nazionale, quindi non si può fare più niente, bisogna tenersela così com'è. E ovviamente Diana, che però le ha risposa perché 2 o 3 punti fa, non ricordo bene adesso, Enzo le chiederà di sposarlo, quindi adesso lei dovrà trovare un abito da sposa, ma le stanno assillando la testa con questa pubblicità, poverina. Poi, allora, adesso torniamo all'argomento iniziale della puntata, quindi gli investimenti che dovrà ricevere la Millennial per andare avanti. Charles e Kelsey infatti cercano di salvare la loro azienda e avranno anche appunto un colloquio con delle persone, riusciranno poi a ottenere questo finanziamento perché sono eccellenti come persone, sanno fare bene il loro lavoro, quindi ottengono questo investimento e fanno festa, davvero. Però li raggiunge anche Lysa, che in realtà non ci doveva essere, non ci doveva andare lei. Appunto, Lysa comunicherà a Kelsey che la sua pubblicità sarà diventata nazionale. Quindi non sa come dirlo a Charles, precisare non adesso perché stiamo festeggiando, comunque dovrai dirglielo in ogni caso domani, comunque quando vai. Quindi festeggiano l'allero e poi ripetiamo, vabbè, Josh è disperato perché Claire doveva partire per Los Angeles, però Maggie lo convince a fare il modello, diciamo, il modello a questa pubblicità, perché ovviamente Josh sclera anche su questa cosa, e Maggie gli dice: guarda, tu vai a fare il modello, ti presenti, tu sai fare foto e piccola, diventi un modello, e quindi ci puoi fare anche più soldi di prima, perché ovviamente Josh, essendo un tatuatore, c'è cioè un poveraccio, non lavora chissà che cosa, e quindi può avere questa opportunità. Vedremo poi come andrà a finire, perché poi
appunto Josh andrà da questa azienda dove fanno le fotografie, insomma, dove hanno fatto questa pubblicità della Millennial, e non si sa, non lo so, se otterrà il lavoro comunque lui gliel'ha chiesto, probabilmente lo otterrà. Poi abbiamo la cosa bomba finale, che proprio mi ero sentita la parola boom, ricordate di questa parola. Perché ovviamente l'investimento che la Millennial avrebbe dovuto ricevere in realtà va un pochino a puttane. Perché ovviamente la sera in cui hanno fatto Baldoria, Kelsey vorrebbe mandare un direct su Instagram a Zayn dove vorrebbe dirgli che ha ottenuto i soldi, dove mostra un po' le tette, fa sto video per mandarlo in direct, ma sbaglia perché invece di mandarlo a Zayn lo mette nelle sue storie di Instagram, e quindi qua poi il putiferio, perché l'hanno visto tutti i followers di Kelsey, perché lei ha un sacco di follower, e quindi ovviamente l'hanno visto anche i tizi che avrebbero dovuto metterci soldi perché l'avevano seguita su Instagram, e quindi cioè lei pensa che va un po' puttana questa cosa, e anche Charles chiedono scusa a questi signori, ma loro hanno capito, sì vabbè non ti preoccupare, sì bla bla, noi comunque faremo l'investimento, però Kelsey non dovrà essere l'editore, perché ovviamente ha fatto questa sceneggiata, questa cosa, ma un po' brilla pure lei, vabbè, che ci dobbiamo fare? Lei ovviamente accetta perché preferisce che la Millennial riceva i soldi piuttosto che fare l'editore, quindi lei accetterà. E adesso dobbiamo vedere cosa succederà a Kelsey dopo aver ricevuto questo investimento, perché probabilmente lei non potrà più fare l'editore, anche se dubito che lei non lo faccia più, cioè dubito tantissimo, però al momento non lo potrà fare. E quindi c'è questa bad news alla fine, che vabbè, ormai tutte le puntate di Younger sono finite con una bad news, o almeno così. Bene, questo video finisce qui, lasciate un like se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa puntata, e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!